Partirei, dottor Del Sette, dall'Alzheimer, perché proprio all'inizio di questo mese, del mese di luglio, è stato approvato un nuovo farmaco. Di cosa si tratta? Sì, è proprio così. Il 5 luglio la FDA, che è l'agenzia americana regolatrice sull'approvazione dei farmaci nuovi, ha approvato questo secondo farmaco che agisce in parte sulla malattia di Alzheimer, si chiama donanemab. Non voglio spegnere subito gli entusiasmi, però diciamo solo due parole sulla tutto questo momento in cui c'è una grande attenzione per questi nuovi farmaci. Sono anticorpi che quindi agiscono contro una proteina, la proteina si chiama amiloide, e questa è la proteina che si deposita nel cervello delle persone affette da malattia di Alzheimer. Quindi noi dell'Alzheimer non conosciamo la causa, ma sappiamo che tanta più di questa proteina si accumula e tanto più la malattia progredisce. Probabilmente questa proteina inizia ad accumularsi molti anni prima che si manifesti la malattia e poi pian pianino, col passare del tempo, quando raggiunge un certo limite, la malattia inizia a comparire con i soliti sintomi che, ahimè, oramai tutti conosciamo. Qual è il problema di questi anticorpi? Sono molti anni che si stanno studiando. Il problema è che ridurre questa proteina tramite l'uso di anticorpi non è detto che riduca poi la malattia. Primo problema. Secondo problema è che questi anticorpi hanno degli effetti collaterali, quindi occorre che gli effetti collaterali siano bilanciati da un'efficacia della terapia. In tutto questo, quello che ha la FDA, la Food and Drug Administration, ha deciso, il motivo per cui ha deciso di approvare il farmaco, è che in più di uno studio, ma uno in particolare, l'uso di questo farmaco nelle fasi molto precoci, cioè quando la malattia addirittura inizia soggettivamente, iniziano i primi sintomi di disturbi della memoria, si identifica la presenza di questa proteina attraverso un esame che si chiama PET con amiloide o attraverso la puntura lombare, e in questi soggetti somministrati che vengono esposti a questa terapia, il rischio di andare avanti in un peggioramento della malattia si riduce del 30%, quindi un paziente su tre riduce la probabilità di andare avanti e di evolvere verso una vera e propria malattia di Alzheimer. E dicevamo prima del bilancio, a fronte di questo vantaggio, che non è un guarire dalla malattia, sottolineiamo ancora una volta, ma un rallentamento dell'evoluzione della malattia, a fronte di questo vantaggio il rischio qual è? Il rischio è quello di emorragie cerebrali, perché andando l'anticorpo a colpire, a infiammare zone dove c'è questa proteina, possono rompere i vasi e dar luogo a emorragie. Il rischio di emorragie gravi è del 2%, quindi è relativamente basso. Il rischio di emorragie piccole, anche non gravi, invece è un pochino più alto, ma comunque l'agenzia ha pensato che questo rischio volesse dire, tradotto in termini pratici, corriamo questo piccolo rischio per avere un vantaggio importante, che è la riduzione di un terzo dell'evoluzione peggiorativa della malattia. Ora aspettiamo cosa dirà l'Europa, l'EMA, che è l'agenzia nostra europea, e poi vedremo l'Italia alla fine che cosa dirà. Grazie dottor Del Sette, intanto stanno già arrivando i primi WhatsApp, vi ricordo ancora il numero 347-6766-291 oppure il nostro numero verde 800-6407-71. Ci scrive Alberto: volevo sapere se le extrasistole sopraventricolari possono portare all'ictus, il cardiologo dice che sono benigne, grazie. È così, le extrasistole sopraventricolari sono benigne, è chiaro che vanno controllate, monitorate, perché in qualche caso, non in tutti ovviamente, si può passare da una frequente extrasistolia sopraventricolare a quella condizione che veramente aumenta il rischio di ictus, che è la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'altra malattia rispetto alle extrasistole sopraventricolari. Queste possono essere la spia di un'eventuale evoluzione, e se di fibrillazione si tratta, a quel punto il rischio realmente aumenta, ma ci sono molte possibilità di intervenire per ridurre questo rischio. Mia sorella, 45 anni, ha avuto una TIA scoperta perché ha avuto un malore e dei dolori alla testa. Ora è sotto controllo, ma vorrei capire quali danni possono esserle rimasti.
Il TIA non dà danni perché la T di TIA sta proprio per transitorio e quindi è un attacco ischemico transitorio, quindi non dà nessun danno. È una spia di un rischio, quindi chi ha un TIA deve essere valutato e deve fare tutta una serie di accertamenti per capire come mai ha avuto questo TIA, perché si possono mettere in atto tante cose per evitare che il TIA poi si ripeta o peggio ancora possa dar luogo a un ictus. 45 anni è un'età giovane, ma noi sappiamo, l'abbiamo già detto altre volte, che purtroppo l'ictus diciamo complessivamente sta riducendo l'incidenza, ma sta aumentando la frequenza dell'ictus giovanile e quindi va indagata proprio alla luce del fatto che è giovane e vanno identificate molto chiaramente quali sono le cause di questo TIA per rimuovere i fattori di rischio e evitare che torni. Abbiamo ancora una domanda, gliela faccio subito. Dunque, volevo sapere se si guarisce dall'ictus perché mio zio, che appunto ha avuto l'ictus, si trova in ospedale, in questo momento ha una parte del corpo ferma, ma volevo sapere se si riprenderà. Allora, l'ictus, diciamo, non è una malattia acuta come può essere, che so, un'influenza, una polmonite da cui si guarisce. L'ictus è dovuto, l'ictus ischemico, che penso quello di cui ci stiamo riferendo, è dovuto a un'arteria che si chiude e danneggia il tessuto. Se si interviene presto e in qualche caso si riesce addirittura a intervenire benissimo, molto presto, rimuovendo la occlusione dell'arteria, il tessuto viene rivascolarizzato e a quel punto forse il termine guarigione si può usare, perché non c'è nessun danno cerebrale, quindi diciamo, si ripristina la circolazione e non c'è danno. Nel caso in cui o si interviene tardi o non si riesce, perché talvolta non si riesce a riaprire questa arteria, oppure le condizioni del tessuto sono tali per cui quella breve ischemia comunque ha fatto un danno, rimane il danno. Purtroppo, come noi sappiamo, il tessuto cerebrale non rigenera, il danno che resta non è destinato a ricrescere quel tessuto cerebrale. Quello che succede con la riabilitazione è cercare di utilizzare il tessuto cerebrale rimasto, quello sano, per compensare quella parte di tessuto che è stata danneggiata. Questa è quello che si chiama riabilitazione, quindi dare al paziente le possibilità di recupero. Quindi sì, è possibile ancora un recupero, non è una guarigione, ma è un recupero. Ne approfitto, dottor Del Sette, per chiederle anche qualche informazione rispetto all'ictus e al caldo. È vero che il rischio è più alto nel periodo estivo? È vero, il caldo può aumentare molti fattori di rischio. Ad esempio, è vero che si dice normalmente che il caldo fa abbassare la pressione, questo è vero. Però ci sono tante altre condizioni che invece aumentano il rischio, che sono ad esempio la disidratazione. Noi sentiamo tutti coloro che si occupano di questo problema del caldo, raccomandarci in continuazione di bere, di idratarsi, eccetera, perché la disidratazione comporta un ispessimento delle componenti del sangue che in quanto tali possono aumentare il rischio di fenomeni trombotici. Quindi questo è un motivo per cui il calore può aumentare il rischio di ictus. Poi c'è il danno diretto del calore, ci sono i cosiddetti colpi di calore dovuti proprio al fatto che il cervello per funzionare bene deve avere una temperatura appropriata. Noi tutti sappiamo che quando la febbre ci sale a 40, 41, iniziamo diciamo, a dare problemi di confusione con la testa. Ecco, il nostro cervello ha bisogno di una temperatura in un certo intervallo. Il caldo molto elevato può dare un disfunzionamento cerebrale, talvolta anche dar luogo a complicanze vascolari, tra cui la più frequente è l'ischemia, ma anche l'emorragia cerebrale. Abbiamo una telefonata a regia, ha buttato giù la persona, allora la invitiamo a scriverci la domanda, poi via WhatsApp ci scrive invece Anna, 63 anni, da alcuni mesi sento alla mano destra un lieve dolore come un formicolio e sento la sensibilità lievemente diminuita delle prime dita della mano. Non ho ancora fatto visite, volevo sapere se il neurologo è la figura adatta. Il neurologo è la figura adatta, se il dolore è articolare può essere un problema articolare, quindi a questo punto lo specialista è il reumatologo, ad esempio, l'artrosi banalmente può essere quello. Se il sintomo è un dolore, un formicolio, è più un sintomo neurologico. Teniamo presente che
dolore e formicolio sono sintomi che possono essere dovuti a tantissime cause, banalmente una presenza di un tunnel carpale, cioè di un'alterazione del nervo che passa nel palmo della mano può dare un sintomo come questo, un'alterazione di tutti i nervi che partono dalla colonna cervicale fino alla mano può dare un sintomo di quel tipo lì, quindi non pensiamo ovviamente come prima ipotesi all'ictus, anche perché raramente il dolore a un braccio, a una gamba è sintomo di ictus. Diverso è un disturbo della sensibilità, ma prima va esplorato tutto il tratto nervoso che dalla mano giunge fino al midollo e quindi poi eventualmente anche al cervello. Ci riscrivono per il medicinale per l'Alzheimer, dottore. Nella fase di malattia grave di Alzheimer, il nuovo anticorpo non è più utile? Questa è la domanda. Sì, è proprio così. L'anticorpo funziona nel rimuovere la amiloide ed è tanto più efficace quanto prima viene somministrato. Somministrarlo tardivamente riduce il vantaggio, ma aumenta enormemente gli svantaggi. Questo è comprensibile. Se questa roba è un'arma contro questa proteina e fa dei danni alla proteina e anche un po' al tessuto, più proteina c'è e più danni farà. Quindi intervenire quando ce n'è dell'amiloide più di quanto dovrebbe esserci, ma ancora poca, i vantaggi superano gli svantaggi. Intervenire tardivamente si corre solo dei rischi senza averne i vantaggi. È arrivata una domanda che appunto credo possa soddisfare la curiosità di tutti, ovvero può capitare di avere un ictus anche mentre si sta dormendo? Sì, questa è una domanda molto, molto importante, molto utile, perché sì, nell'orario della giornata il picco di frequenza di eventi ischemici è proprio al mattino, per tutta una serie di motivi, perché al mattino c'è una secrezione di cortisolo, perché i valori pressori talvolta presentano un picco nelle ore notturne, quindi è possibile, e questo ha generato tutta una serie di problemi, tanto è vero che c'è proprio un termine che si chiama ictus al risveglio. C'è un trial addirittura americano che è stato chiamato Wake Up Stroke, per cui ha preso l'acronimo proprio dal fatto che ha studiato i pazienti che hanno l'ictus quando si svegliano. Perché questo? Perché se una persona ha l'ictus alle 8, alle 9, alle 10, qualunque ora del giorno, normalmente è in grado di dire a che ora è esordito. Se una persona si sveglia al mattino con l'ictus, non sa quando è capitato tra il momento in cui è andato a letto, diciamo che so, le 11 di sera e alle 7 di mattina quando si è trovato sveglio. Per cui l'elemento che oramai tutti abbiamo imparato a capire, che è quando è iniziato l'ictus, per poi regolarci sull'intervento da fare, trombolisi, trombectomia, manca questo dato. E allora proprio in questi pazienti, in queste persone che hanno l'ictus al risveglio, vanno fatte indagini, si chiamano di neuroradiologia avanzata, quindi delle TAC particolari, che studiando bene la circolazione e l'andamento del disturbo circolatorio riescono a dirci quanto vecchio è l'ictus, quindi riescono a dirci se il paziente si è svegliato alle 7, se è un ictus che è comparso alle 7 meno 5 oppure alle 23:30. Questo cambia di molto perché, come oramai sappiamo tutti, i nostri ascoltatori sanno bene, prima si interviene meglio è. Quindi un conto è avere un evento alle 7 meno un quarto, un conto è avere un evento alle 11 e mezza. Quindi l'avere un ictus del risveglio è importante e addirittura nel nostro programma terapeutico regionale c'è proprio un codice, il soccorritore del 118 ci chiama e dice: si tratta di una persona con ictus del risveglio. A quel punto noi mettiamo in atto questo protocollo per capire quali terapie si possono e si debbono fare. Buongiorno professore, il botulino per l'emicrania può essere una soluzione? Sì, ci sono delle specifiche indicazioni. Il botulino è la tossina botulinica, è un pezzettino di quella che è la tossina botulinica intera, che è quella per l'appunto che causa delle malattie, appunto il botulismo è una malattia che paralizza i muscoli. La ricerca ha fatto
capire che utilizzare un pezzettino di questa tossina inoculandola determina tutta una serie di fatti vantaggiosi. Alcuni sono ridurre l'efficacia del muscolo e quindi rilassare la muscolatura. Voi tutti sapete l'uso, ad esempio, in chirurgia estetica, negli interventi di estetica, perché paralizzando il muscolo, diciamo, le rughe si spianano, per così dire. Oppure in fisiatria, se una mano ha una spasticità, un aumento del tono del muscolo, inoculare la tossina rilassa il muscolo. Per le emicranie il meccanismo è diverso, perché giustamente la ascoltatrice parla di emicrania. Verrebbe fatto di pensare che il botulismo, la tossina botulinica serva nella cefalea da tensione muscolare. Ebbene no, non è così. Agisce nell'emicrania perché proprio la tossina botulinica ha un effetto antidolorifico. Quindi qual è il paziente ideale? È il paziente che non risponde alle usuali terapie dell'emicrania, perché ovviamente la terapia con tossina botulinica funziona, è efficace, ma come in tutte le condizioni deve essere ripetuta, quindi dura un certo numero di mesi e poi l'inoculazione va rifatta. Se una persona ha una buona risposta alla terapia banale con farmaci per prevenire l'emicrania, non è necessario che si rivolga a questa terapia che noi chiamiamo di secondo livello. Però in qualche caso si somministra, e la risposta alla nostra ascoltatrice è sì, la terapia con tossina botulinica nell'emicrania esiste ed è efficace. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Valeria e chiamo dalla Fuce. Buongiorno, ci dica, l'ascoltiamo. Buongiorno, volevo chiedere al professor Del Sette in generale qualcosa di più circa la crisi vagale. Ne soffre in maniera quasi continua mia madre, che è molto anziana e ne esce da un ictus importante. Però sempre che si tratti veramente di crisi vagali, così come le hanno definite, volevo sapere se è normale che siano così ricorrenti, se hanno qualche link con l'episodio ischemico che ha avuto, o comunque insomma capire qualcosa di più. Grazie professore. Buongiorno Valeria, allora è un vecchio termine, oggi abbastanza in disuso il concetto di crisi vagale. Dove nasce questa parola? Esiste un nervo che si chiama nervo vago, che è un nervo che dalla zona del cervello praticamente scende giù e innerva tutto il sistema diciamo vegetativo, quindi dal cuore all'intestino, a tutto l'apparato respiratorio, eccetera. Quindi questo nervo vago è un nervo estremamente importante per il funzionamento dei visceri. Crisi vagale veniva attribuita a tutti quei sintomi non ben chiariti da altre spiegazioni, tipo capogiri, malesseri, svenimenti, disturbi gastroenterici, che altrimenti non si riuscivano a giustificare. Oggi si cerca di evitare questo termine perché, come dice lei giustamente, è un po' generico. Visto che tra i sintomi della cosiddetta crisi vagale c'è la perdita di coscienza, normalmente la cosiddetta sincope vasovagale, è ancora un termine che si usa, è un svenimento dovuto a un calo pressorio. Va differenziata dalla epilessia, che è un svenimento dovuto a un eccesso di attività delle cellule cerebrali. Quindi la prima cosa, visto che mamma ha avuto un ictus, cercherei di chiarire se trattasi di svenimento, quindi sincope, o di forma epilettica. In quel caso sì che esiste l'epilessia post-ictale, e allora la strategia di approccio diagnostico e terapeutico è completamente differente. Abbiamo intanto altre domande, ne stanno arrivando parecchie via WhatsApp questa mattina. Buongiorno, 2 anni fa ho avuto un episodio di lieve diplopia, dopo TAC mi è stato riscontrato un lieve interessamento sottocorticale, consigliata la cardioaspirina. Ho 75 anni, chiede questa persona se va bene. Cerco di essere breve, viste le tante domande, per rispondere a tutti. Direi di sì, la diplopia, che è il disturbo della vista, può talvolta, non frequentissimamente, essere un sintomo di ictus. Avendo quell'età e avendo fatto un esame che fa vedere una zona ischemica, l'aspirina è una buona scelta. Allora, per mia madre che ha avuto l'ictus, ci hanno avvertito che potrebbe incorrere in depressione. Lei è molto ansiosa, come possiamo aiutarla? Beh, anche questo è un tema interessante, dottor De Sette. Questo è un tema molto interessante, come dice Eva giustamente, perché il 30% dei pazienti con ictus ha una depressione, in parte giustificata dal fatto che una persona magari che ha
una disabilità residua, ovviamente ha poi dei disturbi legati al fatto di vedersi diverso da come era prima, in modo acuto e improvviso, in parte dovuti proprio alla lesione cerebrale che genera depressione. L'ansia può essere dovuta al timore che capiti di nuovo, quindi può essere aiutata, per rispondere al nostro ascoltatore, cercando di tranquillizzarla, che se una persona fa tutte le cure giuste il rischio che torni l'ictus è molto basso. La depressione deve essere affrontata in termini specialistici, perché va diagnosticata, e nel caso che sia veramente quel 30% di pazienti che ha depressione dopo un ictus, va trattata anche con farmaci o con interventi psicoterapici. Abbiamo una telefonata, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Flora da Sestri Ponente. Volevo fare gentilmente una domanda al dottore. Prego, prego, a lei. Allora, dottore, buongiorno. Nulla, io volevo... Cioè, a me mi hanno trovato la sindrome delle gambe stanche e il neurologo mi ha dato una piccola compressina che non mi fa nulla. E io tutte le notti sono in cucina a guardare la televisione. E poi un'altra cosa, quando sono ferma, magari che lavo i piatti e che faccio qualcosa ferma, mi va via la sensibilità delle gambe, delle cosce, diciamo, da ambo le parti. Mi devo muovere poi per poter riavere di nuovo la mia sensibilità. Grazie e buongiorno. Buongiorno a lei, signora. Allora, quella a cui lei fa riferimento si chiama sindrome delle gambe senza riposo, c'è anche un acronimo inglese, Restless Leg Syndrome, RLS, che è una condizione in cui la persona, soprattutto nelle ore notturne, deve muovere le gambe in modo, diciamo così, irrefrenabile, e per la quale esiste una terapia, probabilmente quella che le ha somministrato il neurologo, che fa... diciamo che riduce molto questo sintomo, che talvolta è molto piacevole. Va differenziata da altre condizioni, ad esempio una persona che ha una perdita di sensibilità nelle gambe potrebbe avere altre condizioni, ad esempio, che so, una polineuropatia, una malattia delle radici dei nervi a livello della schiena. Quindi prima di effettuare questa diagnosi vanno escluse altre ipotesi diagnostiche, perché ovviamente le terapie sono differenti tra di loro. Il fatto che la terapia, che non sappiamo che cura è, ma se è orientata a questa condizione, non abbia avuto efficacia, è un elemento che deve fare prendere in considerazione altre possibilità diagnostiche. Abbiamo tempo ancora forse per un paio di domande che sono arrivate. Buongiorno professore, il topiramato è ancora efficace come cura per l'emicrania o esistono farmaci diversi? Ma qui rispondiamo semplice, perché la risposta è sì. È ancora uno dei farmaci profilattici, cioè quelli che vengono somministrati per la prevenzione delle crisi. Tra questi farmaci ci sono gli antiepilettici a basso dosaggio, ad esempio acido valproico. Il topiramato è uno degli ultimi e è ancora valido, sì. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, prego. Vorrei parlare col dottore, no? Come prego, io prego. Ho avuto problemi con la pressione alta, arteriosa, sono stata ricoverata anche in ospedale e mi è andato, poi sono andata dal cardiologo, sono andata dal neurologo del San Martino e mi hanno dato delle medicine da prendere. Ora, da quando prendo queste medicine mi viene restringimento di gola, secchezza della gola e della lingua. E sto malissimo, mi provoca la tosse, con questa tosse forte mi manca il respiro. Secondo lei? Allora, una domanda molto specifica, buongiorno signora, una domanda molto specifica alla quale non è facile rispondere, però una cosa le posso dire, che esistono dei farmaci antiipertensivi che si è della categoria degli ACE inibitori, si chiamano così, che hanno come sintomo, come effetto collaterale, in circa il 10-15% delle persone, la tosse. Quindi bisognerebbe vedere se tra i farmaci che le sono stati prescritti ci sono questi ACE inibitori. Ci sono delle ottime scelte alternative. Oggi abbiamo veramente tantissimi farmaci antipertensivi, è molto improbabile non trovare una quadra, non trovare un insieme di farmaci che possa controllare la pressione. L'occasione per dire che la pressione, mantenere la pressione bassa è il primo dei provvedimenti per ridurre il rischio di eventi vascolari cerebrali.